Eccoci qui, come state? Un saluto a tutti, ben ritrovati con eleganza. Chissà se il nostro Filippo Galoppi è contento. Filippo, se stai vedendo questo video, tu di stile Milan, dimmi, tutto bene? Oppure no? Ben ritrovati, una buona giornata. Vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, iscrivetevi anche al mio canale personale, vi metto qui sotto il link. E vi ricordo che alle ore 13 ci sarà il sorteggio che seguiremo. Detto questo, parliamo della gara di ieri, di diversi spunti, di alcune notizie, ma anche del discorso arabo, perché ieri sera durante la partita, non so se avete seguito questo, ho ricevuto diverse notizie che poi svilupperò nel corso della giornata, anche alcune negative purtroppo. Su si va avanti oppure no? Si è fermata o va avanti il discorso arabo? Dalla mia fonte, che quel famoso 20 dicembre 2023 mi aveva detto: guarda che c'è questa situazione aperta con il mondo arabo, una grande anteprima targata Milanello, e credo che a breve ve ne daremo di altre. Detto questo, partiamo dalla partita. Tra poco vi do le novità anche su Paolo Maldini, partita che il Milan ha portato a casa. I primi 20 minuti non un granché, però ci sta che loro dovessero fare la gara, visto il 4-2 dell'andata. Dopodiché al 20° c'è il rosso, per me era più giallo che rosso, lo dico sinceramente, e da lì la partita cambia, liberi tutti e portiamo a casa il risultato. Peccato per il clean sheet finale, che viene meno, ma parliamo anche delle individualità. Devo dire che tra le varie notizie purtroppo c'è anche l'infortunio di Maignan, che però ieri Mixon sembrava più tranquillo e tranquillizzante, non dovrebbe essere nulla di serio questo trauma contusivo. Oggi però faranno gli esami e vedremo appunto che cosa si sarà fatto. Al massimo credo che salti la prossima gara, a meno che non ci sarà dell'altro, però anche Pioli ieri se la tranquillizzava. Si è fatto male allungandosi un po' la palla lì, però poi doveva uscire, entrare, riesce a fare una paratona al minuto 13 con il piede piantato. La gamba destra fa un grande intervento e di fatto salva il risultato, altrimenti lì, se andiamo sull'1-0 per loro, magari si apre un'altra gara, visto anche l'atmosfera, eccetera, eccetera. Sostituito al minuto 17, per me quella parata merita almeno un 6,5 se non un 7. Calabria, partita discreta, diciamo che è finito un po' nella cronaca per quell'intervento che ha subito, quel rosso, con il VAR che è stato là molto. L'arbitro è stato molto al VAR, partita da 6, in difesa peccato per il clean sheet, comunque 6 e mezzo per Gabbia, attento, forse è stato un po' sciocco andare irruento sul 3-0 a prendersi il cartellino giallo, però partita ordinata. Tomori è partito bene, al 12esimo un bel salvataggio, una bella chiusura, però poi al 13esimo è corpo a corpo, che poi sembra la sua situazione migliore quando va ad aggredire. Però l'attaccante loro si gira e tira, e lì c'è la paratona di Maignan. Purtroppo lì è stato un po' colpevole Tomori, che ha fatto un tempo di gioco, poi non ci sono state più sbavature. Quello è un errore brutto. Complessivamente gli do un 6 meno per quell'errore. Theo Hernandez, ragazzi, credo che sia arrivato a 10 assi stagionali. Dico male o dico bene? Comunque dietro attento, là davanti propositivo, delle belle azioni, l'1-2 con Leao e la palla dentro l'assist per Loftus. Bene, devo dire che secondo me un 6,5-7 se lo merita. E tra poco vi do le novità sul fondo arabo e Maldini. Musa, partita da 6, qualche buono spunto, una bella accelerazione con la verticale, il corridoio verticale per Leao messo davanti al portiere, lì Leao sbaglia. Poi ho provato con un destro la posizione defilata, parato in due tempi, per me gara da 6. Così come 6 anche Adli ha perso una palla un po' pericolosa, poi ha fatto la sua partita ordinata, senza strafare. Loftus invece merita secondo me un 7, fa un altro gol, si sta avvicinando anche lui a doppia cifra. È un centrocampista che fa così tanti gol, ci mancava dai tempi di Kessié, che però faceva tanti gol su rigore, mentre per Loftus sono tutti netti. Avercene di Kessié, però avercene di Loftus-Cheek. Voto 7. Pulisic, ragazzi, Capitan America, è sempre nella prestazione. Ha questa qualità di mettere qualità in ogni giocata e che difficilmente gli porti via la palla, che va sul destro, che va sul sinistro, che rientra, che va in profondità. Ha fatto un'azione al 27esimo che è
è andato davanti all'avversario, sembrava potesse perdere palla o cadere lui, resiste, resiste, poi è stato bravo il portiere a parare, altrimenti fa un golasso dei suoi Christian Pulisic, che però poco dopo ha fatto gol e lui una palla la butta dentro. Cioè, ragiona così, ho una palla, la devo buttare dentro e la butta dentro. È davvero un grande Christian Pulisic, che per me merita un bel 7,5, poi è stato sostituito dopo un'ora di gioco. Io stravedo per Pulisic, è uno di quelli che mi ha conquistato di più. E quindi un'altra bella prestazione di Capitan America alla faccia di quelli che è stato preso soltanto per vendere magliette in America. Ciao Pep, si dice dalle mie parti. Leao, allora, al 23esimo, messo davanti al portiere, sbaglia, la tira un po' troppo addosso al portiere. Dopo sbaglia ancora, anche lì davanti al portiere, poi si accende, l'assist a Pulisic, un altro assist di fatto ha fatto, poi il gol di Loftus, comunque lui ci entra con 1-2 con Theo Hernandez, e poi l'azione del gol, un'azione personale con la palla che va a togliere la ragnatela dall'angolino, un gran bel gol di un Rafa Leao che ha partecipato a tutte e tre le reti, quindi è sempre determinante, anche se ogni tanto magari qualche errore l'ha fatto, magari un po' lezioso, un po' poco cattivo quando aveva l'occasione davanti alla porta, però 7,5 per me, se lo becca Rafa Leão, che poi dice mi sento milanista al 100%. Bravo. La nota negativa tra i titolari Giroud, bravo a smistare qualche palla, una all'inizio per Leão, un'altra quell'1-2 bello per Pulisic che poi fa l'azione, resiste, ma viene parato. Al 62esimo, davanti alla porta, davanti al portiere, incrocia troppo, palla fuori, quello è un errore. All'83esimo va di tuffo di testa centrale, poteva fare anche un po' meglio. Partita da 5-5,5 per Giroud, che sembra un po' stanco, un po' sulla lingua, un po' con la lingua di fuori, un po' sulle gambe, scusate, e che domenica quindi non giocherà, giocherà Jovic, mi sembra abbastanza evidente. Quindi ricordiamo, dopodomani alle ore 15 a Verona per tenere il secondo posto. Che è subentrato, adesso vi do la novità sul discorso arabo. Sportiello, il gol sinceramente non può nulla, nel senso che mi sembra un gran bel gol con quella parabola di sinistro a girare. 6. Ciao, ecco ciao, è un'altra mezza nota negativa. 45 minuti. Ha fatto lui quella bella assist a Giroud andando sulla tre quarti, quella palla in verticale quando poi Giroud sbaglia, però sul loro gol purtroppo dorme un po'. Fa girare l'avversario, prova ad intervenire, sbaglia movimento, l'avversario poi segna. È un errore che pesa perché comunque permette all'avversario di tirare e di fare gol. Per questo secondo me è un 5,5, purtroppo è un'altra sbavatura di Malik Chao, che dovrà ancora trovare la condizione migliore, però secondo me anche la concentrazione deve trovare qualche step in più, qualche tacchetta in più. Quindi 5,5, Kalulu 6, si vede che è molto pesante nelle gambe, però deve mettere molti nelle gambe, ne ha messi ieri 45. Chukwueze un'altra mezza nota negativa, perché subentri in una situazione molto favorevole, hai mezz'ora con un uomo in più, mi aspetto molto di più. Poi è vero che poi erano cambiate anche un po' la squadra, però si è visto poco nulla, più nulla che poco forse. Per questo devo dargli un 6 meno 5 e mezzo, ecco. Mi aspettavo di più da Chukwueze. Renders voto 6, però ecco, lui deve dimostrare sicuramente meno, ha fatto un quarto d'ora a centrocampo, poi lì c'era anche un giro palla che passava dalla difesa, non serviva più neanche andare a fare male. Ricapitolo, vi do il mio VP, vi do le pagelle di Pioli e andiamo sul discorso arabo. Maignan 6,5, anche 7 per quella parata. Calabria 6, Gabbia 6,5, Tomori 6 meno, Teo 6,5-7, Musa 6, Adli 6, Loftus 7, Pulisic 7,5, Leao 7,5, Giroud 5,5,5, Sportiello 6, Chao 5,5, Kalulu 6, Chukwueze 5,5-6, Render 6, il mio MVP. E lo do a Leao perché ha partecipato a tre reti, anche se la prestazione magari no, beh, molto no, dai, Leao MVP a Rafa Leao e bene così. Pioli, allora, la scelta di
mettere Moussa con Adli mi impensieriva un po', diciamo che i primi 20 minuti non sono stati esaltanti, poi la partita si è messa in discesa. Per il resto ho fatto mettere anche Milutin le gambe. I primi 20 minuti non sembrava essere un grande Milan. Per me è un 6,5, 6 al 7 per Pioli, ha battuto comunque lo Slavia. Ci mancherebbe altro, però la squadra secondo me è cresciuta e ha una buona consapevolezza, detto che hai giocato i 10 contro 11, però ragazzi, non deve essere qualcosa per ridimensionare comunque anche le valutazioni. Capitolo legato invece al discorso arabo. Comunque mettetemi qui il vostro migliore, il vostro peggiore. Il mio migliore è Leao, il mio peggiore è Giroud. Detto che anche Chukwueze e Chao non mi sono piaciuti. La domanda che ho fatto, ma stanno andando avanti oppure no? E Maldini, allora, la cosa che mi è stata detta è che innanzitutto Maldini ha disertato l'incontro a Jeddah, non è andato a presenziare perché sapeva che c'era insomma Ibra e lui pensava ci potesse essere anche Cardinale. Mi dicono che in questo momento, ecco, lui è lì alla finestra ed è consapevole che può entrare nel Milan soltanto se gli arabi prendono la maggioranza. In questo momento, Cardinale, gli arabi stanno parlando, stanno trattando ancora, quindi la trattativa sta andando avanti per ufficialmente la minoranza. Dopodiché mi dicono che però l'ingresso degli arabi vorrebbe porre anche un po' certe condizioni, quindi una trattativa che deve essere completata, perché loro non sono così convinti di lasciare poi la gestione del Milan a Cardinale e a Zlatan Ibrahimovic, perché di questo si tratterebbe. Quindi Maldini chiaramente incompatibile con Cardinale e anche con Zlatan Ibrahimovic, che da quello che mi dicono vuole davvero costruire un Milan a sua immagine e somiglianza, con una vera e propria rivoluzione su più fronti e più livelli, e anche rispetto a certi livelli che non sono ancora emersi. Quindi non soltanto la figura di quel dirigente Kiroski con cui aveva lavorato nei Los Angeles Galaxy, ma la rivoluzione potrebbe riguardare anche altre figure, ne parleremo. Detto questo, ecco, si sta andando avanti, quindi non è saltato tutto. Siamo però, da quello che ho capito, in una fase cruciale in cui le cose devono venirsi incontro. Bisogna trovare il giusto compromesso. E è una fase delicata, ripeto, non è saltato tutto, bisogna però arrivare al dunque, quindi siamo arrivati al momento del o si fa o salta il banco. Tra le criticità che potrebbero far saltare il banco, la gestione di Cardinale Ibra che non convince appieno gli arabi, che però potrebbero accettare questo compromesso con l'opzione però di arrivare alla maggioranza. Maldini entrerebbe subito nel Milan soltanto se gli arabi riuscissero invece a convincere Cardinale ad acquisire la maggioranza. Però in questo preciso momento, poi le trattative evolvono, siamo più da questa parte qui, cioè che si sta trattando della minoranza e di fatto gli arabi potrebbero farsi andare bene la gestione di Cardinale con Ibra, che però è un punto che non li trova a oggi esattamente d'accordo. Maldini che, da quello che risulta, ripeto, non ha voluto incontri ravvicinati e qualcuno mi chiede, ma Ibra e Maldini come sono messi? Avevano un buon rapporto, un ottimo rapporto. Però, ecco, anche dovesse andare via Cardinale, un futuro con Ibra e Maldini insieme, ieri, durante la partita, mi è stato categoricamente escluso. Quindi, o resta Ibra o arriva Maldini. Se arriva Maldini non c'è più Ibra e viceversa. Però, ripeto, la cosa non è saltata, siamo in una fase sicuramente delicata, ma si sta andando avanti. Dopodiché, ripeto, alcune cose da raggiungere ancora e gli arabi che però sulla gestione Ibra Cardinale, da quello che mi risulta, che mi è stato detto da questa fonte assolutamente autorevolissima, lo dimostrano i fatti, non sono convintissimi della gestione appunto dell'americano.
Ditemi che ne pensate, ma più tardi vi svelerò altre retroscena. Sorprendenti, molto sorprendenti. Commentate, lasciate un like e iscrivetevi da questa parte. Grazie.